Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che gliene chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le vostre colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà a voi le vostre colpe. Allora, fratelli, dopo che averci rivelato la nostra identità, il DNA dei figli di Dio, la nostra perfezione in quanto creati da Dio a sua immagine e somiglianza, figli di Dio, nati, creati e nati per vivere nell'amore esattamente come nostro Padre, e quindi colmati di grazie e di doni per poterlo fare, cioè per poter essere felici, perché non c'è altra felicità che amare. E dopo averci accompagnato nell'intimità, nel segreto del rapporto con nostro Padre, oggi il Signore, che è la Chiesa, scusate, che è la comunità cristiana, dove impariamo a vivere nella nostra intimità con Lui, nella cella del nostro cuore, che possiamo portare ovunque, in qualunque situazione, in qualunque realtà viviamo, che è il segreto, e per poter essere ciò che siamo, per poter vivere nella volontà di Dio, che significa vivere secondo la nostra stessa natura. Oggi il Signore ci dice cosa dire a nostro Padre, come parlare con Lui, la sua preghiera, la preghiera del Signore. E ci mette in guardia, perché i pagani, che hanno molti dei ma nessun padre, sprecano parole per pregare, pensando che le proprie parole possano in un certo modo piegare il cuore di Dio, della divinità, dell'idolo, ai propri desiderata. Ma le cose non vanno così, non esiste. Io sono in Giappone, dove, interessante, vai ai templi e vedrai che suonano le campane, battono le mani, perché in un certo senso bisogna svegliare la divinità, no? È molto interessante, perché non esiste padre. Dio non è un padre, Dio è qualcosa di totalmente altro, è qualcosa che è al di là, più potente della natura umana, che può intervenire, può interferire nelle vicende umane, ma non certo come un padre. Quindi bisogna in un certo senso ringraziarselo, bisogna fare delle offerte, eccetera. Per questo si sprecano molte parole. Per questo sprecare molte parole in varie circostanze è indice di paganesimo, è indice di idolatria. Lo dico per me, che ne spreco tantissime, anche in questi commenti.
non è, come dire, non è con le parole nostre, umane, che raggiungiamo il cuore di Dio. Che, non so, mi viene in mente un'immagine forse anche forte, no? So, gli apriscatole, no? Quando quella cosa che gira intorno al barattolo, no? Al coperchio del barattolo, fino a che lo apre, no? Ecco, non è che le nostre parole aprono a poco il cuore di Dio. Non è questo. Ciò che apre il cuore di Dio è un cuore umile, un cuore contrito, tale quale appare nel Vangelo di oggi. Un cuore che sa di chi? Un cuore contrito, umiliato, spezzettato, di chi sa di essere figlio di Dio e di chi nella Chiesa ha trovato questa stanza intima, ha trovato questo segreto della propria realtà, dove poter dialogare con Dio e dove Dio dice: guarda, io è bellissimo quello che ho scoperto, che sono tuo figlio, che sono stato creato da te, ma non ce la faccio, no. Non ce la faccio, papà. Papà, non ce la faccio. Il Padre nostro è questo innanzitutto. È la preghiera umile, perché vera, reale, autentica, di chi desidera essere ciò che Dio l'ha creato. Desidera essere secondo la sua volontà, cioè desidera essere la persona meravigliosa, perfetta nella sua debolezza, perfetta nella sua fragilità, che però è invasa dall'amore di Dio, è invasa dall'amore del Padre. Per questo può vivere amando, amando il nemico, amando chi gli fa del male, chi lo perseguita, chi non capisce nulla di ciò che lui è, che vorrebbe dire. E siccome questo non lo possiamo vivere così, nessuno di noi lo vive così, tutti siamo preda delle menzogne del demonio, tutti noi siamo stati ingannati e per questo la carne si ribella alla volontà di Dio. La carne vuole obbedire a un altro padre. C'è un'altra preghiera insistente che preme dentro di noi perché avvenga il nostro regno, perché sia fatta la nostra volontà, perché ci sia dato il pane che noi esigiamo, perché sia santificato il nostro nome, come accadde a Babele. Facciamoci un nome, no? E costruirono una torre. Vedete, il Padre nostro in controluce, il Padre nostro come se fosse il negativo di una foto, descrive la nostra realtà, la realtà del mondo, la realtà di chi vive da orfano, come vedevamo ieri, e quindi cerca costantemente una giustificazione dagli altri, cerca costantemente vita dalle circostanze. Cioè, chi crede di essere Dio deve essere affermato come Dio dal mondo intero, dalla storia, dai fatti, dalle persone. E Padre nostro, venga il mio regno, sono Dio, si è fatta la mia volontà, sono Dio, eccetera, eccetera. Lo vivi così, no? Però la parola, la predicazione, che è amore infinito di Dio, ci ha raggiunto, vero fratelli? E questa predicazione ha illuminato l'inganno. Perché tu sei infelice, io sono infelice. Perché è una grande fregatura essere come Dio. Perché non lo sei, perché non lo siamo. E soffriamo infinitamente, soffriamo infinitamente. Non riusciamo a liberarci da questa menzogna. Siamo come tirati proprio veramente, dal naso. Da un anello al naso e poi ci tirano, ci tirano, ci tirano. Per fare quello che il demonio decide di fare. Vuole che noi facciamo. Dice: abita in me il peccato, non faccio quello che vorrei, ma quello che non voglio, dice San Paolo. Ecco, la scoperta di questa realtà profonda, che soltanto la buona notizia, il Cherigma può darci, al di là del buonismo, al di là del sentimentalismo, perché non c'è mai una buona notizia senza annuncio di verità, non esiste.
Non posso dire Dio ti ama così come sei. Ah, grazie. Ma come sono? Perché sennò non capisco neanche la prima parte. Se io ti annuncio che Dio ti vuole bene, che Dio ti ama, che Dio ha un'infinita misericordia di te, significa che tu hai bisogno di misericordia. Significa che io Antonello, ho bisogno di misericordia. Altrimenti non vivo, altrimenti muoio. Altrimenti sono distrutto. Ho bisogno di uno che ha un cuore pieno di compassione per la mia miseria. Un cuore capace di rigenerare il mio cuore distrutto dalla menzogna, con rancori, con gelosie, eccetera. Cosa significa misericordia? Se io annuncio la misericordia, se la Chiesa mi annuncia la misericordia, è per collocarmi dove io sono e annunciarmi e mostrarmi e rivelarmi che lì arriva il manto di misericordia di Dio. Così qualunque buona notizia, Cristo è morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Cristo non è morto e risorto per dimostrare che era Dio, o per, non so per quale... No. È perché io e te avevamo così peccato, io e te abbiamo così peccato da perdere la dignità di figli, da non avere più la capacità di vivere come figli. Questo significa perdere la dignità, aver così sfregiato la nostra immagine di figli da dire padre nostro al demonio, capite? E compiere i suoi desideri nella concupiscenza. Questa è la verità. Attaccamento al denaro, giudizi, liti, le chiacchiere di cui parla sempre Papa Francesco, le chiacchiere, i pettegolezzi, le malizie che noi diciamo, le malvagità, le calunnie che noi diciamo così frequentemente, senza neanche rendercene conto, di quello, di quell'altro, distruggendo le persone intorno a noi. Tutto questo è la nostra realtà di ogni giorno, fratelli. È vero o no? Allora, questo è amato da Dio. Quello che tu e io siamo. Scoprire questo, e scoprirlo nella Chiesa, dove la rivelazione della nostra realtà coincide con la rivelazione dell'amore infinito che Dio ha per noi, che Dio ha per te, che non ti giudica, che non ti cancella, che non ti butta via, che ti vuole bene, che soffre, è appassionato completamente al tuo destino. Lui non ce la fa, non lo accetta che tu ed io non viviamo da figli, viviamo da orfani, mendicando un sorriso, scendendo a compromessi assurdi, entrando nel canale del pensiero unico, della moda, per non essere lasciati fuori, per non rimanere ai margini. Signore, Dio non può, non, cioè, veramente fremi di compassione per l'unicità di ciascuno di noi, così come siamo. Il suo amore giunge a noi e nella Chiesa ci viene dato un posto dove sperimentare questo amore, dove conoscere il perdono che è al centro del Padre Nostro, fratelli. Il perdono. Dio ci perdona. Dio è sceso a noi. Questa preghiera è la preghiera del Signore, perché il Signore l'ha pregata nel Getsemani, dove con la mia e la tua natura, con la mia e la tua carne, ha detto Abba, cioè Gesù ha fatto dire Abba a una carne che diceva papà al demonio, capite? È molto semplice ed è tremendo. Dio ha inviato il suo figlio perché Gesù prendesse la nostra carne, cioè si facesse, diventasse peccato, cioè prendesse su di sé, sperimentasse dentro di sé cosa significa morire da figli del demonio, cioè vedere distrutta la volontà di Dio dentro di noi, frustrata la sua volontà, finire nella Geenna, finire nella spazzatura, finire in una tomba. Quello che noi viviamo ogni giorno, con i nostri odi, rancori, con le gelosie, eccetera, i nostri peccati ci conducono nella morte. Non possiamo dire papà. E questo è il vero problema di ogni uomo, che non ha un padre a cui rivolgersi, un padre che ha cura di lui. Per questo siamo frustrati, abbiamo lì un grido strozzato dentro. Alle volte diventa suicidio, Alcuni, quanti ragazzi si suicidano? Perché in fondo
non hanno. Il demonio li ha convinti che il loro padre non li vuole bene. Non gli vuole bene che non c'è qualcuno di cui fidarsi, che sono stati rifiutati così come sono, che sono stati messi da parte, no, emarginati a causa del loro carattere, di ciò che sia. Il demonio li ha ingannati così e si trovano una vita, come ci troviamo una vita molte volte tu ed io, in altri modi, no? Con altre scappatoie, con altre alienazioni. Ebbene Gesù, nel Getsemani, con la tua carne, con la mia carne, questa carne schiava, questa carne suicida, ha detto dentro quella carne, ha detto papà. Cioè, ha preso questa carne, le ha fatto fare un giro di 180 gradi. Ha messo lì dentro, in quella carne impotente a causa del peccato, la parola padre. Ha aperto una breccia, ha aperto una finestra, guarda che non è così. Ha come iniziato la carne a vivere da figlia di Dio. Ma questo lo ha condotto alla morte, perché lì si è prodotto come una fissione nucleare, si è prodotto come un cortocircuito, uno scontro frontale. Tra l'uomo vecchio, incapace, ribelle, che non sopporta, e l'uomo nuovo, Cristo. E questo ha condotto alla morte. E in quella morte, in quella tomba, Cristo ha lasciato tutto il veleno. Ha lasciato l'uomo vecchio. Ha lasciato la morte, tua e mia. Nella morte ha lasciato l'uomo morto. Ha lasciato l'uomo vecchio. L'uomo che era già morto, che è incapace di dire papà e di fare la sua volontà e di amare. Ed è risuscitato. Ed è venuto da noi a dirci, eccomi. Vado al Padre mio e Padre vostro. Siccome con quella carne lui ha potuto dire Padre mio e ha avuto ragione del demonio, perché lo ha sconfitto nell'agone che lo ha condotto alla morte, ma nella morte lo ha distrutto. Lo ha finito, ha dato questa ultima sciabolata per uscirne vittorioso. Allora può dire alla Maddalena, vai da tutti e di che salgo al Padre mio e Padre loro. In quanto Padre mio, in quanto ho detto papà nel Getsemani, loro possono dire Padre nostro, perché è già padre di una comunione, già è padre di fratelli, già c'è qualcosa di nuovo, una natura nuova, già possono ricevere la natura dei figli che si amano come fratelli dello stesso padre, che sono stati perdonati, graziati dallo stesso padre, per cui è impossibile giudicare, è normale invece perdonare. Se io ho conosciuto questo amore profondo di Dio per me, così come sono, e abbiamo detto come sono, se io ho conosciuto questo veramente nella Chiesa, nell'intimità della Chiesa, nell'Eucarestia, nel sacramento della confessione, nella vita con la carne di Cristo che sono i fratelli, se io veramente nell'ascolto della parola, nell'annuncio della buona notizia, ho sperimentato che Dio mi ama, così come sono, che mi ha fatto risuscitare gratuitamente, perché si risuscita solo gratuitamente, solo chi è morto può risuscitare, ma un morto non può fare nulla per risuscitare, quindi è gratuito, quindi non hai fatto nulla. Solo sei stato amato, graziato, perdonato. Se hai questa esperienza e hai cominciato a muovere i primi passi di un neonato in Cristo, di una vita nuova, non puoi giudicare nessuno, perdonerai, esattamente come dice oggi la parola, e comincerai a gridare, papà, papà, non più il mio regno, ma il tuo, papà, papà, che non regni io, che non regnino le mie idee a casa, in famiglia, al lavoro, nella comunità cristiana. No, il tuo regno, regna tu sei il regno, tu sei il re, tuo figlio Gesù Cristo è il regno, è l'amore, è la misericordia, è la pazienza, è la tenerezza. Voglio questo, Signore, non voglio più regnare io, che non regni più il demonio, regno io. Regni tu, Signore, né il demonio né io, tu, per favore, dammi... il tuo nome, non il mio nome, che sia santificato, cioè che io possa vivere nella comunità cristiana separato nel mondo ma non del mondo, cioè che sia santificato il tuo nome in noi, in me, nei miei fratelli, nella mia vita, non il mio nome, non che sia messo da parte il nome di Antonello, il prete, predicatore, non so, l'ingegnere, oppure il fighetto, oppure non so che cosa, no. Ti sia santificato il tuo nome, la tua presenza dentro di me, dentro la mia comunità cristiana,
il tuo nome sia messo da parte perché il mondo possa capire, sperimentare e vedere che esiste la presenza di Dio, che Dio esiste. Dammi oggi il tuo pane, il pane dei figli, che è la volontà di Dio, come dice Gesù, che è Cristo stesso fatto volontà da mangiare, perché mi possa nutrire la mia anima. Signore, che io non viva soltanto di pane materiale, prestigio, eccetera. No, che io viva del tuo pane, di quello che tu mi dai ogni giorno. Dammelo, dammi questo pane che mi permette di dare, che si compie in me la tua volontà e non la mia. In questo Abba, papà, non la mia, ma la tua volontà. Lo so, guarda, oggi c'è un calice terribile da bere, guarda. Oggi ho questa riunione, guarda, oggi ho le analisi, guarda, oggi, mamma mia, come si è svegliata mia moglie, mamma mia, come si è svegliato mio marito. Oggi, mamma mia, mio figlio, mamma mia. Oggi ho scoperto che mio figlio è malato. Oggi ho scoperto di essere malato io. Oggi ho scoperto che mi hanno rubato un sacco di soldi sulla pensione. Oggi, non lo so. Non lo so quello che sarà oggi, non lo sappiamo, ma no, non voglio questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Donami di bere questo calice, col tuo figlio. Io voglio vivere da figlio, lo voglio, non posso, sono incapace, aiutami. E perdona i miei peccati. Perdonami ancora prima che io li compia, come dicevano molti santi, Santa Teresa d'Avila per esempio. Perdonali, cioè aiutami a non peccare, non mi spingere. Non mi spingere fino al limite, sono debole. Se tu mi spingi fino lì al limite, nella tentazione, io cado come un cretino, come Adamo ed Eva, e perdo di nuovo questa dignità filiale, esco di nuovo di casa. Aiutami, fammi stare dentro la comunità, nella comunione della Chiesa, che mi salva, perché la fede della Chiesa vince il mondo. Questa preghiera, e liberami dal male. Dal maligno, da questo veleno che mi ha distrutto, che ha distrutto la mia natura dentro di te, che l'ha deturpata, la tua natura dentro di me, che mi ha fatto vivere come un vagabondo, come un orfano per tanto tempo, e che oggi mi tenterà per vivere ancora di nuovo all'angolo di una strada a chiedere l'elemosina. Magari con quel compromesso affettivo, magari con quel compromesso per rubare due soldi in più, o un passo in più sulla carriera, o per fare bella figura davanti a quella persona. Proteggimi, difendimi, perché se questo si compie in me, io posso perdonare. Cioè, posso perdonare come tu mi perdoni, cioè posso essere immagine e somiglianza tua. Perdonare come tu mi perdoni vuol dire vivere come tu sei, amato per amare, figlio perché tutti possano avere di nuovo una porta aperta verso il loro destino, perché tutti possano, chi si avvicina accanto a noi, chi viene accanto a noi, chi vive accanto a noi, possa di nuovo sperare, possa aprire gli occhi, che non è per vivere da orfani che sono stati creati, che nessuno è venuto al mondo, al di là delle etichette ideologiche, al di là delle etichette mondane, al di là delle etichette di destra, di sinistra, di questo, di quell'altro. No, tutti una sola cosa, creati da Dio per essere figli, per vivere da figli e amare secondo la sua volontà, distendendo le proprie braccia, senza possedere nessuno, senza compromessi, senza schiavitù, nella libertà di chi si consegna gratuitamente anche al nemico. Che questo, quando questo compare, quando questo appare in una comunità, quando questo appare in un cristiano che si nutre nell'intimità della comunità, allora lì, vicino a quell'uomo, diventa il cielo, appare il cielo, appare la possibilità per ogni persona di cambiare vita. Tutti in Cristo possono uscire dalla condizione di orfani per tornare a quella di figli di Dio, felici, perfetti e che camminano guardando al cielo, alzando le loro braccia e dicendo costantemente: papà, papà, prendimi per mano, papà, non posso, papà, papà, Abba, papà, stringimi, papà, la tua mano sulla mia testa, papà, papà, abbi pietà di me, abbi misericordia di me, papà, ti voglio bene, papà. Buona giornata. Da vivere nella certezza che Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno, perché è nostro Padre e sa che abbiamo bisogno di vivere
come i suoi figli. Per questo tutto ciò che ci dà è meraviglioso, è buono per la nostra vita. Allora la nostra preghiera sarà non tanto di cambiare le nostre sorti, di ottenere qualcosa, anche quello a volte, ma soprattutto di poter accettare e accogliere ciò che Dio ha pensato perché noi, di donarci, perché noi possiamo diventare e vivere come figli di Dio, diventare suoi figli e vivere come suoi figli.